Of the USSF 44 mission from SpaceX headquarters in Hawthorne, California. My name is Kate Tice, and I'm the Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX. And I'm excited to be here with you this morning, bringing you coverage of our first Falcon Heavy launch since 2019. Today's mission is a national security space launch for the United States Space Force and marks our fourth Falcon Heavy mission of all time and our 50th overall launch of 2022. When we first flew Falcon Heavy over 4 years ago, we sent Starman on a journey to space in a Tesla Roadster. After that demonstration mission in 2018, we launched two operational missions the following year with the Arabsat 6A and STP-2 payloads. Today's mission will be SpaceX's third overall operational Falcon Heavy mission and our second launching a US government satellite. Eccoci qua, adesso si dovrebbe sentire un po' meno intensamente l'audio di SpaceX. Adesso regolo i miei volumi. Eccoci qua. Which, as you can kind of see there through the fog on your screen, c'è un po' di foschia in zona, quanto pare. Allora, intanto benvenuti. Questo è il mio studio improvvisato di diretta per questa cosa che mi è capitato di fare. Per chi non lo sapesse, ho fatto questa cosa giusto per un piccolo esperimento, perché per ragioni di lavoro mi sono trovato ad avere un account Zoom Webinar Profi disponibile e già pagato, e quindi ho detto vabbè, sfruttiamo, ma così con chiacchiere e riusciamo a fare un piccolo esperimento di diretta insieme. E vedo che stanno arrivando un po' di messaggi in chat, intanto guardo da altre parti, ma dico guardare i vari monitor che ci sono qua che mi consentono di tenere sott'occhio tutta la situazione. Kate Tice sta raccontando che comunque se dovessero esserci problemi di lancio oggi, c'è una seconda finestra di lancio nei prossimi giorni senza grossi problemi. Il Falcon Heavy è sulla rampa, lo vedete qui, la foschia, sono in pratica tre Falcon 9 legati insieme e devono trasportare due carichi speciali per il governo, per i militari. In pratica sono tre Falcon 9 messi insieme, con il risultato di avere 27 motori nei primi tre stadi alla base, come vedete adesso nella diretta. So with the 20 engines, this makes Falcon Heavy the world's most powerful operational rocket by a factor of 2. E Kate Tice sta spiegando che si tratta del razzo più potente al mondo operativo in questo momento. E dice che i motori sono 28 perché poi c'è un ulteriore motore negli stadi successivi. Altogether, the Merlin 1D engines at the base of Falcon Heavy produce 5 million pounds of thrust, equal to 18 in ritardo di 9 secondi rispetto a quello su YouTube. Bene, vuol dire che è meglio rispetto a quello che succede di solito quando si fanno le cose in StreamYard, dove magari ci sono 30 e passa secondi di ritardo fra quello che si fa in regia e quello che poi viene visto dal pubblico. È uno dei pochi vantaggi di Zoom. Landing zone 1 and landing zone 2, which we have a beautiful view there on your screen. Abbasso ancora un pochino il volume di SpaceX, volentieri. Ecco, tanto lo teniamo solo come sottofondo, eccoci qua. Così dovreste sentire il volume un po' più basso. Se mi confermate in chat. Ok, mi dicono Martino, grazie Martino che mi dice che va bene. Molto meglio, sì, tutto ok, ecco qua. È tutto sperimentale, sto facendo tutto in diretta. Io abitualmente nella vita faccio anche regia Zoom, ma è la prima volta che faccio la regia di una mia diretta, di uno streaming video di qualcun altro. E vabbè, vediamo un po' come viene. Non vi aspettate grandi cose, l'ho detto sin da subito. In quanti siamo? Siamo per adesso 35. Non mi aspetto grandi numeri, proprio perché è una piccola cosa sperimentale. E se devo fare brutta figura, perlomeno la facciamo fra di noi, la faccio fra di voi, fra quattro gatti, e invece di parlare davanti a milioni di persone. Eccoci qua. No, quella che vedete qui è la carenatura, che racchiude il carico che viene trasportato in orbita. La carenatura ovviamente serve per impedire che l'atmosfera, il passaggio attraverso l'atmosfera, causi dei problemi ai veicoli che vengono trasportati al suo interno.
e poi questa granatura che si divide in due parti verrà recuperata e riutilizzata da una nave appoggio. Kate Test sta spiegando che si tratta di un carico, quello militare, che è considerato classificato, e quindi adesso c'è lo spottone promozionale per dire che cosa fa la Space Force con questo carico che devono trasportare. Fra l'altro è un lancio abbastanza particolare, perché sono 3 anni che il Falcon 9, il Falcon Heavy anzi, non vola, perché in effetti ci sono state poche esigenze fino a questo momento di portare nello spazio grandi carichi come quello che viene proposto qui oggi, però è una delle commesse più interessanti, perché il Falcon Heavy offre delle possibilità e soprattutto dei costi molto più bassi rispetto ai veicoli passati. Cioè si può fare il confronto per esempio con i Delta, che costano 10 volte tanto quello che costa un lancio del Falcon Heavy. Vantaggio ulteriore del Falcon Heavy: perlomeno i due stadi laterali, i due booster laterali vengono riutilizzati. Infatti oggi, se tutto va secondo i piani, vedremo partire il razzo e poi vedremo tornare i due booster laterali, vedremo tornare sulla costa, quindi torneranno praticamente al punto di partenza, e da lì verranno poi riutilizzati per altri lanci. Vedo una domanda in chat: da dove partono? Partono dalla Florida, dal Kennedy Space Center, anzi probabilmente dalla rampa 39 del Kennedy Space Center, se non erro. Adesso vedremo, ce lo diranno esattamente durante la diretta, quelli di SpaceX. Comunque la Florida è la zona di lancio. E dicevo, ci sono il lancio verrà fatto sacrificando però il booster centrale, quindi la parte centrale verrà distrutta, precipiterà in atmosfera in modo sicuro, non pericoloso, e avrà una caratteristica particolare: siccome il carico deve essere portato in orbita geostazionaria, quindi a circa 36.000 km dalla superficie terrestre, normalmente quello che si fa è si porta in orbita bassa il carico, poi c'è un piccolo motore che lo spinge, lo porta più su. Invece in questo caso avremo un trasporto diretto verso l'orbita geostazionaria, quindi anche qui piccole novità interessanti dal punto di vista tecnologico da parte di SpaceX. E adesso vediamo un po', non dovrebbe mancare molto all'inizio della finestra di lancio, infatti sono le 14.34, quindi alle 14.41 ora dell'Europa centrale è previsto che inizi la finestra di lancio, da lì è possibile che si proceda normalmente al lancio secondo la tabella prevista, però c'è una finestra, il che significa che può slittare leggermente in caso di qualunque problema o anomalia, può slittare leggermente l'orario di lancio, e noi saremo qui a chiacchierare insieme. Se vi va, i messaggi, se volete, potete mettere in chat e io cercherò di tenerli d'occhio il più possibile intanto che vi racconto un po' quello che sta succedendo. Allora, siamo tornati al centro di controllo. Allora, quella che vedete sulla sinistra è la sala controllo di SpaceX Hawthorne, invece quella che vedete a destra è la sala di lancio di controllo del centro di controllo, il centro di lancio che si trova in Florida, appunto. Bene, allora vedo che tutti i commenti sono buoni, vedo che c'è un po' di gente che mi copre discretamente il volto e il nome della sovraimpressione. Questo non so se riesco a farlo in diretta, anche perché io la sto seguendo, lo sto facendo su computer e quindi non vedo il mio sottopancia che mi impalla, che è più o meno da questa parte. Però vedo se posso farlo. E poi vedo che gente che ci sta facendo funzionare Zoom su Linux, complimenti, congratulazioni, sono soddisfazioni. Buongiorno a tutti, ciao Ivano. Vedo che si sta aggiungendo un po' di gente, siamo arrivati a una 60ina di persone, 5 minuti e mezzo al lancio, sembra che tutto sia regolare. Adesso rialziamo un po' il volume di SpaceX, vediamo che cosa ci dicono. E allora, proprio lenti di bordo sono ossigeno liquido e cherosene altamente raffinato, praticamente si chiama RP1,
Adesso stanno procedendo al caricamento, al rambocco dell'ossigeno liquido, che è freddissimo e quindi viene caricato e ramboccato continuamente. Adesso stanno dando la chiamata per la retrazione dello strong back. Lo strong back è il braccio che sostiene e trattiene il lanciatore, e adesso lo vedete sulla vostra destra. Dovreste vedere allontanarsi leggermente, inclinarsi leggermente in modo da lasciare libero il razzo per il decollo. Ecco, adesso dovrebbe iniziare la manovra di rilascio. Gli sbuffi di fumo bianco che vedete sono l'ossigeno liquido che sta evaporando, come capita spesso, sono assolutamente normali. Kate sta spiegando che sono 3 anni che non vola il Falcon Heavy, e quindi adesso fa un riepilogo di quello che succederà nei primi 4 minuti. Allora, si accenderanno i 2 booster laterali, poi il razzo centrale. Dopodiché ci sarà una riduzione della potenza una volta iniziata l'arrampicata per il cosiddetto max Q, cioè per il picco di pressione di resistenza aerodinamica, per cui bisogna rallentare la spinta, altrimenti le sollecitazioni dinamiche sarebbero troppo forti. Dopodiché riaccelererà, riaumenterà la spinta propulsiva in modo da proseguire la sua corsa verso lo spazio. Il carico dell'ossigeno è stato completato adesso, dice il controllo di lancio. Ecco, adesso vedete che lo strong back si sta allontanando, si sta semplicemente staccando, non si allontana più di tanto, rimane giusto un pochino staccato dalla razza principale. E dopo l'arrampicata, verso un certo punto nella fase di arrampicata verso lo spazio, i 2 booster esauriranno il proprio propellente, si sganceranno e torneranno verso il punto di lancio con una scorta di propellente che hanno a bordo, quindi l'ultima parte del propellente la usano per tornare a casa. A quel punto il booster centrale, il razzo centrale, accelererà ulteriormente e poi porterà verso lo spazio il secondo stadio. Il secondo stadio verrà poi sganciato, accenderà il proprio motore e correrà verso l'orbita. Kate Test sta spiegando che non faranno vedere, diversamente dal solito, non faranno vedere le immagini del contenuto della carenatura, perché essendo un carico militare vogliono far vedere troppe cose. Due minuti scarsi al lancio, e se sentite le parole hold, 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 vuol dire che c'è un'anomalia di qualunque genere che obbliga a rinviare il lancio. Non è un problema, è una possibilità prevista. Può succedere fino agli ultimi secondi. Grazie di Andrea che ha letto da Windows a Linux, mamma mia che nostalgia. Passati un po' di anni. Se ho sentito bene, Kate Tice ha detto che il Falcon Heavy è in startup, quindi sta ormai, ecco, esatto, sì, tutti i computer di bordo stanno gestendo autonomamente la situazione del veicolo, quindi non c'è più gestione diretta da parte del centro di lancio, ma sono i computer di bordo che si occupano di tutto. 40 secondi alla partenza, se tutto va bene. No, rispondo a Eberardo, non c'è un limite vero e proprio, anche gli ultimissimi secondi possono essere sfruttati per interrompere il lancio. Finché non sono accesi i motori, e anche dopo che sono stati accesi c'è ancora la possibilità, finché non viene rilasciato il veicolo, si può ancora interrompere il lancio. Conta la rovescia è sempre una bella cosa da sentire.
Ed eccolo partito. Sono 27 motori che lavorano contemporaneamente. A parte il vettore sovietico N1, credo che nessun altro lanciatore abbia mai fatto andare contemporaneamente così tanti motori nella storia dell'astronautica. Bella questa inquadratura, dalla pista verso il basso, da uno dei booster, dal booster centrale, credo. E quello che vedete invece in alto nel vostro teleschermo è il booster, uno dei booster laterali. Si vedono anche le alette ripiegate che serviranno poi per la sua manovra di rientro. Parte bene, adesso non c'è più la foschia che dà fastidio, per cui va tutto bene. Bellissime immagini. Lorenzo chiede se ha un sistema di aborto anche per un carico non umano. No, non un vero e proprio sistema di aborto, nel senso che in caso di malfunzionamento... Ah, ecco, intanto è diventato supersonico, ha superato il muro del suono. E no, in caso di difficoltà o di avaria non c'è un vero e proprio sistema di aborto. Il veicolo ha un flight termination system, cioè c'è una specie di autodistruzione che impedisce che il vettore possa tornare intero verso zone potenzialmente suscettibili di danni, però per il resto lo si lascia andare fondamentalmente. La traiettoria è quella regolare secondo quello che dicono dal centro di lancio. Ormai siamo già a 32-33 km di quota, ci vuole un attimo per arrivare nello spazio con questa velocità. Come mai nessuno ha mai pensato a unire più razzi uguali per moltiplicare la potenza? No, in realtà lo hanno fatto già in tanti, rispondo ad Alex alla domanda in chat, perché per esempio i sovietici hanno sempre fatto con le loro Soyuz, hanno fatto esattamente questo approccio, idem molti altri lanciatori, quindi quello di aggiungere dei booster laterali si fa da tempo, anche lo shuttle per esempio, oltre ai motori dello shuttle in sé, usava due giganteschi booster a propellente solido. Adesso dovremmo avere il MECO, Main Engine Cutoff, cioè lo spegnimento dei motori principali e la separazione, eccola qua, dei due booster laterali. Quindi adesso la parte centrale del razzo, il cosiddetto core, continua la propria corsa verso lo spazio, intanto che i due booster tornano verso il punto di lancio. E questa è una delle grosse novità del Falcon Heavy. Alex dice che intendeva tre razzi identici invece di sviluppare tecnologia ad hoc. Beh, non sono proprio identici, però sono molto simili. No, che io sappia non c'è nessuno che abbia proprio utilizzato questo metodo un po' alla Kerbal Space Program. Non so rispondere a Giuseppe che mi chiede se si era tentato il recupero del booster centrale. Sì, in un lancio precedente mi pare che fosse stato tentato, ma che non fosse andato correttamente. E Berale dice, ma perché i razzi lanciati dalla NASA, come quello che è stato rinviato parecchie volte, hanno molti problemi? Beh, sono due situazioni molto differenti. Siamo quasi a 100 km di quota, il che significa che è stata superata, ecco, è stata superata adesso la linea di Kármán, il che significa che formalmente siamo nello spazio da questo punto in poi. Sono due veicoli completamente diversi. Il Falcon Heavy è un veicolo molto più piccolo e molto più semplice, per modo di dire, rispetto a un SLS, che è un veicolo completamente nuovo, con dei requisiti. Ecco, separazione dello stadio, quindi adesso il secondo stadio, vedete in basso che si sta allontanando, questa è l'inquadratura vista dal razzo centrale. Si è acceso il secondo motore, il motore del secondo stadio, per cui adesso può correre tranquillamente verso la sua destinazione. Adesso dovremmo poter seguire, ecco, le immagini un po' confuse che stiamo vedendo adesso dovrebbero mostrare la visuale dei due booster laterali, che adesso dovrebbero tentare la manovra di rientro verso il punto di lancio. Sì, anche Kate Ice dice che sono leggermente poco visibili le immagini. Allora, nel frattempo è arrivata la conferma della separazione della crenatura, dei due semicrenature.
che racchiudevano il carico di bordo, per cui è andato tutto bene. Il secondo stadio sta continuando la corsa verso lo spazio, verso la posizione orbitale geostazionaria. E adesso non ci resta che seguire quello che succederà nei prossimi minuti con la ricaduta, la frenata e poi l'atterraggio dei due booster laterali. La fase che stiamo per vedere fondamentalmente funziona così. Questi due booster sono girati su se stessi, hanno acceso i motori per tornare verso il punto di lancio. Adesso stanno ricadendo in direzione della rampa di atterraggio che sta sulla costa della Florida e a quel punto, fra poco dovremo vedere un'accensione che viene fatta per frenare i booster. Dopodiché continuerà la caduta verso il punto di atterraggio. All'ultimo istante verranno riaccesi i motori per fare la frenata finale, poi si apriranno le zampe e dovrebbero, se tutto va bene, appoggiarsi dolcemente sulla rampa di atterraggio. Nel frattempo tutto procede regolarmente, secondo quello che raccontano dal centro di controllo. Mezzo minuto all'accensione dei motori dei due booster laterali, che vediamo adesso in quelle immagini molto confuse sulla destra. E vediamo un po'. Saluto anche Paolo PGC che si è collegato adesso. Ah, Martino dice che nell'occasione precedente era stato recuperato il booster centrale, ma poi a causa del mare mosso era caduto. Ok, accensione di uno dei motori, uno dei booster, l'altro non si è ancora fatto vedere, ma potrebbero essere. Ecco, infatti sono leggermente sfasati. Bella questa inquadratura da terra dei motori che si stanno accendendo. È impressionante l'idea che si possano accendere i motori mentre sta precipitando un veicolo a velocità spaventose. Questa è un'accensione breve che viene fatta soltanto per ridurre drasticamente la velocità. Siamo a 15 km di quota, 15.000 metri. E fra mezzo minuto dovrebbe iniziare l'accensione di rientro. Amazing tracking cam. Oh, no, K-Tiles forse. Aia, Views of the se boosters as they sento return to qualcosa. landing zone 1 and 2. Un commento, una reazione del It's pubblico di embracing their SpaceX. Non ho thermal capito se era signature tranquility. positiva o negativa. Vediamo un po' che succede. Stage 2 FTS is saved. Stage 2 is internal guidance. Probabilmente è un You can misto see di the acqua e spray ghiaccio quello che c'è steering sulla the booster telecamera toward a per precise rispondere a landing. Davide. Again, we're attempting Ok, landing stanno on arrivando molto landing zone veloci. 1 and 2. Sono leggermente sfasati anche per motivi radio, vediamo un po' l'atterraggio, doppio botto sonico, bellissimo. Bello questa immagine. Ed eccoli qua che aprono le zampette e tornano giù, esattamente come nei film di fantascienza di una volta. E quindi, invece di buttarli via come si è sempre fatto, questi booster verranno riutilizzati. Complimenti a SpaceX. With these two side boosters, Bellissimo. this marks the 150th and 151st overall successful landing of an E con orbital questo sono 150 e 151 rispettivamente i landing recuperi and the fatti fourth dei landing at booster, landing zone. dei vettori di SpaceX. Mi ricordo ancora i tempi in cui si And diceva che with non si poteva successful fare. confirmation of our Bene, side adesso boosters vediamo un po' che landing, dice that will bring K-Tice. today's webcast to a close. E sta per finire il We'd like to thank the webcast. United States Space Force for entrusting us with today's mission. E direi Thank you to the che range and fino a FAA questo for punto è licensing andato today's tutto launch. bene. And we'd like to thank all of our viewers for Grazie di essere tuning stati in qua, è in an stato exciting proprio morning. divertente Now, if fare you're interested, questo head over piccolo to our website esperimento. and social media platforms for updates Prossimamente on our su next Twitter e missions sui and social media milestones. ci Hope to saranno see you gli soon or for the aggiornamenti, rest of quindi your ci vediamo day. su Twitter eventualmente se volete. E basta, la cosa finisce qui. Bene, vedo se c'è qualche domanda in coda, qualcuno aveva alzato anche la mano, ma mi sembra di aver risposto a tutti. Sì, è vero, non ci si abitua mai a questa specie di normalità dei lanci e dei rientri, divertente. Luca, mi spiace che sia arrivato tardi, ma nessun problema, ci saranno prossime occasioni, magari non si sa mai, magari con una piattaforma differente da quella che
abbiamo usato oggi. Ecco, bene, fatto. Bello vederlo insieme a voi, e magari per SLS, sì, questa è una bella idea, Lorenzo, sì, non è una brutta idea. Dipende dall'orario e dipende da se sono libero o meno, ma ci si può senz'altro provare, dai, proviamo, vediamo un po' che succede. Ok, bene, allora io vi ringrazio di aver seguito, siamo stati una sessantina, ci siamo trovati insieme, abbiamo fatto due chiacchiere e una volta tanto invece di sentire le cose biascicate in inglese magari è stato un pochino più facile seguirle perché c'era una specie di traduzione fatta al volo, fatta da me, e se la cosa piace magari la rifacciamo in un'altra occasione e ci si diverte di nuovo insieme. Ciao!